Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono il vostro Andrea TV e oggi, come avrete letto dal titolo, sono qua per dirvi una cosa che, se ve la dico, mi ha sollevato, perché ho detto: "Bah, questa cosa ai miei fan gliela devo dire una volta per tutte, visto che il vostro YouTuber si è messo a sistemarla." A sistemare il mio gioiellino tecnologico che mi aiuta in tutto una volta per tutte. Allora, di cosa sto parlando? Sto parlando dello Stream Deck, che, per chi non sapesse cos'è lo Stream Deck, adesso giro la telecamera e ve lo faccio vedere. Allora, sono dal cellulare e vi faccio vedere com'è lo Stream Deck. Allora, questo qui che voi vedete è lo Stream Deck, è un aggeggio che mi permette di fare determinate cose, tipo, per esempio, mi aiuta le scene UBS. Io, da questo qua, se io premo il tasto 2, si cambia la scena. Aspettate un attimo, che voi magari, se io premo il tasto 2, vedete che si cambia la scena, il tasto 3, il tasto 4, il tasto 5 e così via, e il tasto 6, eccetera. Ma ritorniamo all'1. Allora, poi guardate, non c'è solo questa la cosa che mi fa fare, mi permette di anche registrare i miei video. Se io premo qua sul tasto della registrazione, si mette la registrazione, ma non lo faccio perché poi dopo non mi ricordo più dove il video, e niente, è tutto qua. Mi permette anche di andare in live. Queste qui che voi vedete adesso sono le cose che vi metto io: gli abbonamenti, la mappa, la donazione, il gioco, gli iscritti e il PSN. È tutto qua, ma poi ci saranno tantissime cose che vi devo spiegare, ma mi fa un sacco di cose. Tutto questo qua mi apre le pagine, mi apre YouTube, mi apre questo e mi aiuta in diverse cose. Ritorniamo a noi. Eccoci qua. Avete visto qua cos'è lo Stream Deck? Lo Stream Deck è quel piccolissimo quadrato che voi avete visto. E lo Stream Deck, come vi ho detto nel video, mi aiuta a fare determinate cose, mi aiuta nelle mie registrazioni dei video, mi aiuta. Aspettate un attimo, che qua c'ho i capelli troppo lunghi, beh, li devo tagliare. Mi aiuta non a selezionare, tipo a fare, per esempio, questo. Adesso ve lo faccio vedere, tipo clip 2 e clip 1. Per esempio, poi mi aiuta ad aprire i siti, a mettervi messaggi live che voi avete visto dalla clip di prima, e mi aiuta a fare un sacco di cose. Allora, in che senso ho sistemato il mio Stream Deck? Ragazzi, se voi vi ricordate, avevo lo Stream Deck che non funzionava. Ve l'avevo fatto vedere che non funzionava, ragazzi, che mi dava gli errori, che appena io cliccavo, che io scrivevo e non funzionava. Cosa ho sistemato? Ho sistemato in questo modo. Ho sistemato scollegando, ricollegando l'account, aggiornandolo, e poi basta. Non mi ricordo neanche io come ho fatto. Ho fatto una serie di procedure che magari le ho fatte anche con voi live, ma non me le ricordo. Comunque, ragazzi, io sono contentissimo di averlo sistemato, perché guardate, lo Stream Deck mi aiuta un sacco, mi aiuta ad aprire i siti, mi aiuta ad aprire i programmi con facilità. E questo, per quello che costa, ragazzi, per quello che costa, aiuta veramente tanto. Lo so, costa un po', però vale la pena, ragazzi, vale la pena comprarlo, perché vi aiuta in tutto, vi aiuta qua, vi aiuta là, vi aiuta di su e vi aiuta di giù. Comunque, ho sistemato, così io non vi devo dire più: "Ragazzi,
lasciate il like, ragazzi. Se potete fare, se volete fare una donazione, potete donare soltanto un euro, anche un euro. Ragazzi, vi potete abbonare a solo un euro al mese per supportare il canale. Ragazzi, lasciate il like, ragazzi, lasciate qua. Il gioco si chiama così. Io mi chiamo così sulla Play, eccetera. Invece con lo Stream Deck io basta solo che clicco un tastino e si fa tutto a posto. Comunque, ragazzi, io ho finito di mettere a posto lo Stream Deck. Il video finisce così. Anche voi magari sarete contenti che il vostro YouTuber ha messo a posto lo Stream Deck, così almeno non devo dirvi tutto io e ritornerò a lavorare con serietà, serenamente, eccetera, e niente. Comunque, ragazzi, il vostro YouTuber finisce così questo video. Fatemi sapere qua sotto se avete domande, io vi rispondo se siete contenti che l'ho sistemato, e io vi invito a lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina su tutte le notifiche per non perdere nessun video, nessuna live, nessun shorts, nessuna live in verticale. Condividete questo video con i vostri amici e vi lascio un video qua alla mia destra, un video qua alla mia sinistra, scegliete il video che volete. Ciao a tutti.